siamo a Sanremo. Sono stati i protagonisti della prima serata al Festival di Sanremo, chiaramente come ospiti, tornati un po' trionfanti dopo il successo dello scorso anno. Non tanto in termini di classifica del Festival, perché tanto chi è che determina in realtà la vittoria del Festival di Sanremo? Radio Bruno. Il Radio pubblico. Bruno, cioè esatto, era proprio quello che volevo sentirmi dire. E noi in effetti vi abbiamo assolutamente letti vincitori del Festival con Musica Leggerissima, siete andati super forte. E quando vi è arrivata la chiamata di Amadeus, immagino chi per lui, potete venire e tornare al Festival, com'è andata? Cosa avete provato? Riconoscenza sicuramente, c'erano molto riconoscenti del fatto che comunque è una canzone che l'anno prima comunque non aveva vinto, però ha avuto un eco, tornava al Festival in qualche modo quasi da vincitrice, quindi questa idea di tornare da ospiti ci ha fatto molto piacere. Normalmente lo seguite, dico anche prima della partecipazione dello scorso anno, è un evento che vi piace? Sì, io negli ultimi anni in realtà ho avuto diciamo 10-15 anni che non l'ho seguito, poi invece Antonio è un grande appassionato. Io sono un grande appassionato, mi piace il costume, tutto quello che c'è attorno. Quindi ieri sera hai seguito? Cioè quello che ho potuto, però me lo rivedo. No, perché volevo, siccome è un esperto, anche un occhio critico proprio dal punto di vista del Guarda, programma secondo TV. Me, allora ho visto l'inizio, secondo me scorreva molto bene ieri sera. Quindi? È stato, secondo me sarà un bel Sanremo questo. Non, le canzoni ancora non le ho sentite tante, però a livello di spettacolo sono ottimista. Ricordatevi queste parole perché lui presenterà il Festival di Sanremo fra no, 6 anni. Mi voglio candidare. Ricordiamo le tue, fra 6 anni. Quindi a Radio Bruno avete detto che fra 6 anni Antonio presenta il festival. Presenterà il Festival di Sanremo. E fra 35 anni sì? Lui sarà il presidente della Repubblica. Ok, secondo me sono dichiarazioni importanti. 35 anni. Sì, ricordate. Dopo Mattarella. Dopo Mattarella, perfetto. Quindi abbiamo preso nota, possiamo, se è il caso, anche giocare, magari se ci sono delle quote rispetto a chi un giorno presenterà o chi un giorno sarà Presidente della Repubblica, potremmo dire noi di Radio Bruno c'eravamo prima. Volete lanciare un augurio a coloro che quest'anno sono in gara? Chiaramente non stanno sentendo voi, ma facciamo finta che avete la platea dei 25 davanti. Benediteli. Ragazzi, mi raccomando, ragazzi e ragazze, divertitevi, tanto un pezzo come il nostro non ce l'avete. Cazzi vostri. D'altronde noi siamo qui per portare la dura verità agli ascoltatori di Radio Bruno. E quando una cosa va detta, bisogna dirla. Possiamo salutare nel modo che ci piace, con un balletto? Facciamo. Sciogliamo i muscoli. Rilassati. Baricentro. Okay. Baricentro. Sì, è tutto una questione di diaframma qua. Ci vuole un tutorial, ragazzi, pensavo fosse più facile. No, l'abbiamo fatto, c'è il tutorial. Però qui è in tedesco, però. In tedesco. Vabbè, magari faccio un corso di tedesco, me lo guardo e se tornate quest'altro anno come ospiti sarò pronta. Grazie per essere stati con noi, con la Pesce di Alla Martino, prossima. Grazie mille. Grazie. Ciao. Grazie.